Siamo all'inizio, ci stiamo conoscendo bene, col tempo si amalgama sempre più la squadra, ci conosciamo sempre più in campo durante gli allenamenti, quindi non possiamo e dobbiamo migliorare sempre di più. Non ci basta vincere queste partite che sono importanti perché per il morale, per tutto, però dobbiamo sempre migliorare e cercare sempre il massimo da tutti quanti noi. Ecco, oggi il primo gol sulla respinta del calcio di rigore di Rapina. Il secondo gol forse è arrivato nella maniera più difficile, girato spalle alla porta e accompagnato la palla nell'angolino più distante. Questi due gol come li racconta di generale? Vabbè, il primo sapevo che Alessandro lo sbagliava il calcio di rigore, quindi mi sono buttato sulla respinta, era sicuro che lo calciava la sua destra, quindi fortunatamente è arrivato lì poi con la punta, ho anticipato tutti con la punta. Poi il secondo è stato bravo anche Omar a darmi la palla, questi sono quello che facevo prima. Quando ero un po' più giovane, dai, diciamo così, li facevo a 200 all'ora, ora li faccio a 70 all'ora, ma L'importante è farli. l'importante è farli perché fanno bene, l'importante è vincere, che la squadra vinca e che continuiamo questo percorso di crescita. E oggi in campo avete avuto un altro, insomma, veterano, di partite ne ha fatte molte. Parlo di Daniele Avvantaggiato, buon esordio. Come l'hai visto anche i meccanismi con Daniele? Prima di tutto parlo del ragazzo che mi interessa come si è approcciato con noi nello spogliatoio, di un bravissimo ragazzo. Si vede che è una persona che sa stare in gruppo, tranquilla, serena, quindi questo ci interessa che abbiamo messo un giusto tassello. Poi come giocatore si vede, è uno che fa girare palla, due tocchi, lanci lunghi, lancio corto, guarda la punta, gli esterni. Di centrocampo, quindi è uno che fa girare la palla, fa girare la squadra. Forse era quello che ci serviva a noi, che ci serviva proprio un play. Venivamo meno forse nei ritmi di gioco, lui ci fa alzare i ritmi, ce li fa abbassare, sa, c'ha l'esperienza giusta perché ha giocato, quindi diciamo che è stato un acquisto azzeccato in tutti i sensi. Allora, Alessandro, hai fatto tre gol, ne potevi fare 6-7, non lo so. Esatto, uno l'ho voluto far fare a lui per farlo sbloccare. Hai fatto paradossalmente i gol più difficili e non quelli più facili, perché soprattutto l'ultimo. Come mai? Mai no, non lo so. Sicuramente ci sta da lavorare, da migliorare sotto porta perché capitano partite appunto dove magari riesci a creare tanto e altre invece che crei di meno, quindi bisogna realizzarle. Quindi bisogna, come dice Ciccio, bisogna lavorare e migliorare durante la settimana. Hai giocato d'esterno destro, d'esterno sinistro e da centravanti oggi, se non erro, hai cambiato tutti e tre i ruoli, dove ti trovi meglio? Sì, ma noi anche il mister ci dice di muoverci, non dare punto di riferimento, quindi è indifferente. Adesso tutti e due siete i capocannonieri della squadra a livello interno, 8 gol entrambi, gemelli del gol, come troveremo l'articolo. E 8 gol anche per Sardella. Si creerà una competizione interna anche per il titolo di capocannoniere oppure non ci pensate? No, non ci pensiamo, ci scherziamo soltanto sopra, ma il nostro obiettivo lo conosciamo tutti ed è unico di squadra. Oggi capitano di Gennaro ha raggiunto il traguardo dei 20, poi 21 diventati gol con la maglia del Lanciano. L'ho detto diciamo, al microfono. Hai provato qualche emozione? Ricordi momenti particolari con questa maglia? I ricordi sono tanti, dai, sono tutti bei momenti. Quando fai gol è bello perché si gioisce tutti quanti insieme con la squadra, con i compagni di squadra, con i tifosi. Mi ricordo grandi partite, mi ricordo i lancianesi in massa che ci seguivano in trasferta a Manfredonia, a Gela, mi ricordo a Pisa. A Gela si sono fatti non so quanti chilometri si sono fatti in pulmino. Mi ricordo ancora quando ci siamo girati, pensavamo 3-3-3. Però sono tutti bei momenti. Dai, speriamo di continuare così e raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Ricopri già da oggi,
ricoprirai ancora un ruolo dirigenziale all'interno del Lanciano Calcio. Come ti sembra l'assetto societario? Come si sta lavorando? Con quanta intensità anche tu? Come ti senti coinvolto? No, io mi sento coinvolto a 360 gradi, sia dal presidente che dal direttore Paciarella. Diciamo che se posso consigliare metto a disposizione anche la mia esperienza sul campo, sempre in buona fede e per gli interessi della società. Il presidente sta strutturando una società di primo livello, penso che più passerà il tempo e più ci organizzeremo ancora meglio. E niente, poi sta a noi in campo portare a casa le vittorie. Poi il presidente già sa, lo conosco, so che mentalmente già c'ha tutto organizzato e lui raggiungerà i suoi obiettivi sicuramente, che si è prefissato. Com'è fare un doppio barra triplo ruolo tra direttore dell'area tecnica più capitano più giocatore? Ti senti carico di responsabilità? Ma guarda, io con i ragazzi mi approccio sempre nella stessa maniera. A me mi interessano che si allenano bene e che abbiano rispetto l'uno dell'altro, perché questa è la cosa fondamentale, soprattutto rispetto per tutti quelli che lavorano intorno a noi, che ne sono tanti. Poi in campo si può sbagliare, lì non ci posso fare niente, cerco di dare una mano, di dare qualche consiglio, l'importante è che c'è rispetto e si allenano bene. Poi viene tutto da sé, quindi va bene, loro sono quasi su tutti i semi professionisti, quindi già sanno come si devono comportare. Settimana è compiuto 35 anni, facciamo gli auguri, approfittiamo. Ti senti un po' la chioccia, il padre di questo gruppo? No, ma io sono la chioccia di questo gruppo, ma è giusto che sia così. L'età passa e cerco di mettere a disposizione la mia esperienza a tutti quanti, sia al ragazzino under che anche Alessandro, che è uno navigato, che ha giocato, cerco sempre di dargli dei consigli. Purtroppo questo fa parte del mio carattere. Io spero sempre di mi piace fare queste cose e spero che loro raccoglino sempre il massimo dai miei consigli, perché qualche partita in più ce l'ho, qualche campionato più importante, qualche tifoseria come questa, altre tifoserie importanti le ho girate, quindi so che significa avere le pressioni addosso e loro le devono imparare a gestire. E questo mi interessa. Sostanzialmente, quindi, della Serie B alla prima categoria sempre lo stesso entusiasmo? No, questo, se mi manca l'entusiasmo, smettevo già quest'anno. Quello è quello che non mi manca, l'entusiasmo. Poi te lo può dire lui, sa quando ci tengo a fare bene io, ma soprattutto che la squadra faccia bene. Quindi sono un mini martello negli spogliatoi.